Sindaco, intanto facciamo il punto della situazione, di come è ridotta la Pineta d'Annunziana e se ci sono comunque ancora delle persone che sono attente lì e attente a non vedere che riprendano qualche rogo. Purtroppo la Pineta d'Annunziana, quantomeno la parte di riserva integrale, è andata totalmente distrutta. Quindi una perdita incredibile per la nostra città. Devo dire che è un dramma culturale, sociale, ambientale e quindi bisognerà lavorare molto per fare in modo che la Pineta torni allo splendore dei giorni passati. Stiamo adesso verificando i danni, abbiamo purtroppo dovuto tagliare le piante che erano pericolose per l'incolumità pubblica perché si trovavano a ridosso della strada ed erano danneggiate, tant'è che oggi abbiamo riaperto via della bonifica. Le temperature alte producono questi fenomeni che si amplificano poi con il vento, come l'abbiamo vissuto noi purtroppo domenica. Il fuoco è partito lontano dalla Pineta ed è arrivato in Pineta, ma non soltanto in Pineta, è arrivato prima al mare, sulla spiaggia, dove non si poteva immaginare che arrivasse il fuoco, e poi è entrato nella Pineta. E non sono bastati gli interventi dei vigili del fuoco, delle tante persone che si sono gettate con il cuore per aiutare le forze dell'ordine, la protezione civile, non è bastato nulla. Io ho avuto veramente dimostrazioni di affetto e di legame con Pescara e con la Pineta incredibili, ma già quando c'erano ancora le fiamme, le persone mi hanno cominciato a telefonare dicendomi: noi vogliamo partecipare, vogliamo aiutare, vogliamo dare un contributo, vogliamo dare una donazione, vogliamo esserci perché vogliamo che la Pineta torni più bella di prima. È per questo che noi in comune abbiamo aperto un conto corrente dedicato alla rigenerazione della Pineta d'Annunziana, alla rinascita della Pineta d'Annunziana, proprio per far sì che le persone che vogliano dare il loro contributo possano farlo tranquillamente, versando quella somma e sapendo che quella somma sarà utilizzata soltanto per la Pineta con la massima trasparenza e con il massimo controllo. Parteciperà il Comune, ma parteciperà anche la Regione perché già si è messa a disposizione. Penso ai fondi europei perché l'intervento è un intervento molto importante per la nostra città. Però questo segnale di partecipazione della comunità è un bel segnale per la nostra città.